Non. Bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio della nostra Klepto Addicted. Dunque, dove ho beccato il nostro Arsenio? Eccovelo qua, to. Ragazzi, neanche a farlo apposta. Dove va? Non Arsenio posso. ci sta comunicando qualcosa. Vedete, lui per anni nella sua vita comunque è stato un ladro. E come sappiamo, un ladro, non un ladruncolo qualsiasi, ma un grande ladro. Cioè, no, la bacchetta non ti serve a niente. Cioè, al pari praticamente, ragazzi, proprio un Lupin, ecco, da qui anche il suo nome, quando l'ho creato. E non ha mai goduto, ragazzi, della sua famiglia, perché comunque è sempre stato preso dalla voglia. Ecco, mi è giunta una voce che proprio ora c'è una festa scatenata alle scogliere. No, 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 caro. Tu non stai fuori in vacanza. Non preoccuparti. Nasco, Dicevo, non ha mai buongiorno. potuto godere della sua famiglia, ragazzi, perché sempre alle prese comunque con il prossimo furto da preparare, da organizzare, tutto quanto. Come potete notare, il nostro è qui, che insomma, ci Honorum Kenobi. sta dicendo che ora sente Oh, il bisogno porca di crearsi quella famiglia Toyin! che ha avuto in passato, ma che ha Kenobi! sempre, come dire, trascurato, ecco. Oh, ben Non si voi! può dire che abbia mai avuto il tempo, ragazzi, per fare il padre Friendship o per Kefai! fare il marito, ecco. Ed è il motivo per cui, comunque, secondo me lo abbiamo beccato qua davanti, Uff! ve lo dico proprio sinceramente. La nostra è al lavoro, la cara Summer. Summer, cara, a che ora torni dal lavoro? Fino alle 23. Ora, io mi auguro anche con una promozioncina, perché, come dire, sarebbe il caso, ecco. E ora che c'è Summer, ragazzi, no? Lui ha riscoperto l'amore e la voglia di amare. Quindi temo proprio che abbia qualcosa in mente, ragazzi. E non utile fare i misteriosi, penso più o meno ciò che aveva in mente Jacopino. Soltanto che se è follia per Jacopino, per Arsenio, ragazzi, è ancora peggio. Perché? Perché lui comunque sa che ha avuto dei suoi incontri amorosi, diciamo, dei figli. Ma non è che si è, comunque, ha mai avuto un interesse nel conoscerli, nel, no? Solo che da quando è entrata Summer nella sua vita qualcosa in lui è cambiato. Piano piano, ragazzi, ma non solo Summer, il merito è stato comunque, ragazzi, diciamocelo, dovuto anche al fatto che ha imparato cosa significa avere una famiglia, vivendo con sua figlia, comunque con i suoi Episodio. nipoti, che è il nostro ha pronta una sorpresina per la mamma mia, tesoro. Che è? Ti stai dando al furto pure te con questi guanti neri? Ma che è? Promossa mixologa. Ok, va bene, siamo molto felici. Fra quanto andrai a lavorare? Livello 3 di mixologia fra 19 ore. Ora, ottenere un punticino di mixologia male non ti farebbe. Quindi fai una bella cosa. Vai qui. Tanto non c'è nessuno in casa, quindi comunque siete soli soletti, perché in molti si sono chiesti chissà cosa stanno facendo. E quindi, ragazzi, vi ho portato qui. Notare che la stanza ovviamente è cambiata, perché ovviamente Giorgia non vive più qui. E notare che la prima sorpresa che Arsenio mostrerà alla sua Summer è questo, ragazzi, la nuova camera. Ebbene sì, questa è la camera da letto, notare con TV sul muro dei nostri. Quindi mentre lei era al lavoro, diciamo che Arsenio si è dato da fare, no? Ha ridipinto le pareti. E poi, insomma, così, in questi giorni, diciamo, ha approfittato del fatto che Ilaria è fuori. Ora, quando tornerà, sarà ancora più fuori, perché secondo me si incavolerà come una Iana Ridens. Però questi sono dettagli, ragazzi, non indaghiamo. Allora, dunque, vai, vai a farti la doccia, cara. E immaginiamo lui dica: hai visto, tesoro? Ho preparato questa cenetta solo per noi due. E lei, oh, vuole flirtare, Arsenio, ma quanto sei dolce, sta dicendo. Beh, certo,
di una dolcezza disarmante, quindi come minimo flirterà un po' con lui. Allora, flirtiamo, ragazzi, perché qui... Vai. Basta ingozzarsi, sai com'è? Non è proprio il caso. Ah, tu pure coi fritti vacci piano, bello mio, perché sai, sei sensibile alla tua età. Chiedi a Summer della sua giornata e lui ovviamente, ragazzi, la prende un po' alla larga, perché... capite, no? E lui allora... Guarda, neanche nei migliori romanzi. Certo, è un po' cibo spazzatura, eh. Tua figlia non vorrebbe mai. Però su via, ogni tanto, no? Un po' di cibo spazzatura è come bere un cappuccino. Porta una musica diversa nella tua vita, non nella nostra vita, non credi? Ecco, bevi, va. Bevici sopra, Summer, che stai sparando una serie di amenità. Vai, bevi, bevi. Ed è proprio questo, ragazzi. La nostra ha intuito. Ebbene sì, il nostro Arsenio, ragazzi, ha in mente proprio questo. È la proposta fatidica. Scusa, te l'avevo posizionato male il coso, vabbè. Basta con sta roba. Bevi, ma non romper le pere. Oh. E quindi lui, allora, cara, com'è andata la tua giornata? E lei, ah, ma bene, tesoro, non vedevo l'ora. Ma che usa interazioni buffe, di tornare a casa per stare con te. E lui, ho una bella sorpresa stasera. Oh, sento che non ci saranno più giorni di pioggia nella mia vita. Certo, peccato che non possiamo condividere il letto senza il permesso di insomma, di Ilaria. Questa cosa mi lascia un po' come una statua. Se ammira le stelle, come no? Ci sai, mi dispiace molto lui, ma non ti preoccupare, tesoro. Sei bella come un raggio di sole, quindi... Vedrai, ho risolto anche questo. Ma non è che faremo scoppiare una guerra, tesoro. Sarà come... Ma perché ti ha dato buona la lavatrice? Boh, vabbè. Sarà come bere un cappuccino, no? Come hai detto tu poco fa, quando parlavi del cibo spazzatura. Io ci sto provando, caro, a darti qualcosa con lei, un'interazioncina. Però a tutto stai pensando, non per forza a quello, ragazzi, eh. Però, voglio dire, un'interazione carina. A parte chiederle della giornata, pensi a giocare col gatto. Vabbè, dettagli, lasciamo perdere, ragazzi, perché... Vedete, nulla di fatto. Pensa al gabinetto parlante, voglio dire, vabbè. Arsenio, caro, lo so io, vorrei darti una testata, ma non lo faccio. Perché sì, la nostra non sa della sorpresa che le ha fatto Arsenio. Quindi non sa della stanza allestita, ragazzi, tutto, no? E lei... Lo sai, neanche un cassettone insieme possiamo avere. No, quello non entrava, tesoro, quindi non è cattiveria, ma no, niente cassettone. A volte, non lo so, mi sembra come se la nostra vita sia un po' una bidonata, capisci? Non credi anche tu, tesoro? E lui, ragazzi, sì, ha fatto una sorpresa a Summer, le ne sta anche per fare un'altra. Però, ragazzi, diciamocelo, basta col gatto! Vuoi flirtare? Siediti, però. Siete tutti e due a pezzi, me ne rendo conto. Però... Tua figlia non resterà fuori da questa casa in eterno. No, no, no. Andarti a mettere nel letto della piccolina non mi sembra il caso. Vabbè, la cena è finita, andate in pace. Per favore, bella mia, potresti tornare qua? Grazie. Vieni qui, vai qui. Perché Arsenio vuole tranquillizzarla in questo... Cioè, le dice, guarda, basta con sta gatta, vi prego, basta col gatto, il gatto vada a dormire, per favore. Oh, e lui le darà un bacio soave, perché le dirà, guarda, in realtà c'è una bella sorpresa per te. Sabotage. Nella camera da letto. Lui, oh, ti prego, Arsenio, dai, non... Non possiamo sempre approfittarci con queste stelle, però non possiamo sempre approfittarci della camera di Ilaria. Guarda che se ne accorgerà e si arrabbierà, sta dicendo lei, perché ha frainteso, insomma, no? E lui, ma no, tesoro, cosa hai capito? Nella camera che era di mio nipote, no? Di Leonardo. C'è una sorpresa. E lei... Vabbè, sì, e lei è la gatta, ragazze, perché mi sembra giusto. Vi prego, vi supplico. Basta il gatto, vi prego. Oh. E lei, ma davvero una sorpresa? Dici sul serio, oltre a questa splendida cenetta? Oh, tesoro, ma certo. Basta che sulle tue labbra io veda spuntare un sorriso. Certo, è quello, no? Su, su. E lei, oddio.
così dolce quando dici così, mi fai sentire veramente come una principessa. Oh, ragazzi, questo io speravo. Ve l'ho detto, Arsenio, è cambiato. Vedete? Hai preparato questa cena deliziosa per me. Insomma, Arsenio mi hai veramente stupito. Ma qual è la sorpresa? Non capisco, La vedrai dopo, dice lui, perché prima c'è qualcos'altro. E lei addirittura tre sorprese. Sì, tesoro mio. Tre sorprese, perché Arsenio non voleva fare, no? Cioè, per la prima volta, lui che è un tipo molto... tutto apparenza, ragazzi, per la prima volta ha pensato di fare qualcosa di semplice, solo loro due. No, vedi, tu sei una brava ragazza e, come dire, hai un animo così buono, così pulito. Io so che sto facendo la cosa di Summer. Vuoi sposarmi? E lei, oh, in serio, ma certo che voglio, solo che tua figlia, insomma. Adesso pensiamo soltanto a noi due. Sei d'accordo? Ragazzi, sì, e lei non può che essere felice. Perché l'uomo che tanto ha aspettato in tutti questi anni, ragazzi, è disposto a lottare per lei. E per una donna, voglio dire, questo è una cosa bella comunque, no? Cioè, nel senso, vedere che comunque Arsenio non si lascia condizionare da sua figlia, no? È una cosa più che positiva per lei. Quindi il nostro la bacerà? Allora è vero che non sei tutto muscoli e niente cervello, lui, ma certo, tesoro. Anche perché, insomma, si tiene bene Arsenio, ragazzi. Oh, Arsenio, sono così felice. Guardate la felicità, ragazzi. La felicità. E quindi ora lui, guarda, c'è un'altra sorpresa. E lei un'altra sorpresa davvero, sì. C'è un'altra sorpresa, ma luci automatiche, tutte le luci, perché è vero che abbiamo tanti simoleon, ma non mi sembra il caso di sperperarli, no? Ragazzi. Allora, un'altra sorpresa, vieni qui e vai qui anche tu, perché la nostra tra poco crollerà, e anche Arsenio, voglio dire, ragazzi. Ossessione degli animali, patata, ti prego, aspetta un momento. Un momento, non rovinarci adesso proprio il momento, ti prego. Forza, lei dice, vai in camera. E lei, oh, Arsenio, hai visto? Cosa ho preparato? Per te, amore, io ti siamo due cuori e una capanna. E lei dice, oh mio Dio, due cuori e una camera da letto. E beh, certo, ora c'è la camera da letto, ovvio, no? Quindi, ragazzi miei, viene da sé che parte il fichificaggio, perché bisogna, lui, tutto, no, fa lo splendido, bisogna, come dire... provarlo il nuovo letto. E lei, Arsenio, cosa dici? Lo so, cara. Ma ora che siamo io e te, che possiamo finalmente avere un nostro posticino, la nostra intimità. E lei, non mi sembra vero, l'avete vista? Proprio elettrizzata, ragazzi. Lei è entrata al bagno, perché sì, la comodità è anche questa. E quindi lasciamoli, ragazzi. Poi lui crollerà, vabbè, sentimento energetico. Anche lei in coppia? No, vabbè, lei ancora no. La sorpresa di Arsenio, ragazzi, non è certo terminata qui, perché il giorno dopo, a un orario praticamente sempre improponibile, ragazzi miei, porta la nostra, immaginiamo sia bendata, quindi ovviamente così, in questa cappella, in questo lotto creato dalla Maxis, che è molto molto carino, il Garden, e questa cappellina dove praticamente loro, chiesetta dove... lui ha intenzione di celebrare il matrimonio. Ora io vi faccio una domanda. Innanzitutto guardate quanto è figo. Vi domanderete chi sono questi tre pargoli, ora ve lo dico subito, e perché c'è il Diagolobo. Allora, lei immaginiamo sia, appunto, l'ho messa così di spalle perché lei teoricamente è bendata. Lui ha preso un vestito, conoscendo le misure, le ha detto soltanto guarda, mentre lei era bendata, guarda, fidati di me, indossa questo abito, ti porto in un posto speciale. Lei ovviamente, ragazzi, non è bendata e si sta congelando, poveraccia, perché lui aveva come desiderio, ragazzi, vabbè, qui è sparito, fai qualcosa di romantico. E io ho immaginato, ragazzi, che conoscendo Arsenio, non lo so, non ce lo vedevo tanto ad esprimere il desiderio, ecco, sposati, non ce lo vedevo molto. Più che altro io ce lo vedevo a fare una cosa del genere, del tipo, questo è un gesto romantico per lui, per la sua
amata. E quindi come sorprenderla, ragazzi, se non con questo matrimonio, no, improvvisato, ma poi neanche tanto, perché voglio dire, guardate che meraviglia di lotto. Io ho apportato delle modifiche, ma proprio minuscole, ragazze. Allora, il lotto è questo qua, eccolo. Ve lo mostro dall'alto il più possibile. Guardate che carino, io l'ho trasformato, era generico, l'ho trasformato in parco. Non so perché non me lo trovava, sinceramente. Comunque, vabbè, questa è la piccola, no? Chiesetta, diciamo. Qua fuori un angolo bar con, no? Pianoforte, qualche tavolino così per sedersi. Io qui ho allestito una piccola cucina perché, ragazzi, non ho preparato la torta, quindi l'ho allestita al volo. Qui per fare il parco, non so se lo sapete, ma servono dei requisiti. Il lotto ha dei requisiti, quindi bisogna aggiungere una scacchiera e tra le altre cose anche un attrezzo, diciamo, per il parco giochi. Io l'ho messo qua dietro per non dare troppo nell'occhio. E devo dire, ragazzi, beh, qui c'è questa fontana, qui un angolino, ragazzi, da dedicare comunque al giardinaggio. È proprio tanto tanto carina. E qui ci sono i bagni. Ora, è vero sì che lui ha fatto una sorpresa alla nostra Summer, ma Summer è in serbo una sorpresa per lui, ragazzi, che tra poco conosceremo. Però vi domandavo, secondo voi perché il Diagolobo? Perché il nostro caro Arsenio non è che abbia molte amicizie, di sicuro non può invitare le tizie che ha frequentato. Gli serviva un testimone, comunque qualcuno che presenziasse a queste nozze. Avete già capito qual è la sorpresa di Summer? Eh già, eh Timber? già. Timber combo! E quindi lui lo Damn sta it! ringraziando. Beh, ti ringrazio comunque per essere venuto, caro lobo. Ma figurati, guarda, non avevo nulla di meglio da fare, eh. Sono venuto soltanto per questo, non Mouse! per altro. Lei, vabbè, immaginiamo non stia guardando i pargoletti. Io spero, Genius! ma guardate come sono conciati, vi prego. Va Scuola! bene, questi ragazzi, l'avrete capito, sono i pargoli, almeno in parte. Io devo controllare perché su uno ho il dubbio, ma sicuro, ragazzi, oddio, la vita di Arsenio è praticamente giunta quasi al termine. Su uno, dicevo, ho il dubbio, ma sugli altri no. Voglio vedere un secondo. No, tutti e tre sono i tre figli di Arsenio. Perché il nostro non ha mica detto a Summer di avere tre figli. No. Quindi lei li prenderà tipo per pazzetti, che carini. Ma invece poi in realtà Arsenio dovrà spiegare questi chi sono. Notare poi tutti rossi, come il papà. Quindi c'è anche poco da nascondere, mio caro. Quindi sai, non avevo nulla di meglio da fare. Quindi non prendertela. Non è certo tornato il sole nella nostra vita. Va bene, lui gli sta augurando tipo un incidente stradale con la moto. Vabbè, ragazzi, loro sono amici in questo modo, fra virgolette. Quindi, visto che l'obiettivo principale è quello di sposarsi e che gli ospiti devono guardare la cerimonia, il nostro farà così: azioni, formerà un gruppo nel quale metterà appunto i suoi invitati. Il Diego non compare, non capisco per quale motivo. Puoi aggiungerlo al gruppo, mio caro? Capirai, lotta e ringrazia per la presenza, voglio dire, proprio tutti i giorni. Oddio, non gli piace abbastanza da unirsi a te, questo è fantastico. Allora, dunque, immaginiamo che stia conducendo la sposa qui all'interno comunque di questa chiesetta adorabile. Che per chi mi segue da un po', ragazzi, vi dico sinceramente, mi ricorda quella che usavo così l'interno, messo un po' così, quella che ho utilizzato storica praticamente ormai per Dolores nella mia Vedova Nera Challenge, vi dico la verità. Però vabbè, si vedete, vabbè, che poi voglio dire le chiesette. Fondamentalmente la struttura, diciamo, è questa, quindi non è che sarà per questo che me lo ricorda, però vabbè. Tutti qui e la nostra adesso aprirà gli occhi, immaginiamo, e se lo ritroverà qui. Quindi lei apre gli occhi, si trova vestita da sposa e ragazzi le prende un colpo, secondo me, perché non perché non voglia sposarsi, ma non si immaginava tutto così in fretta, però è, sapete quell'emozione travolgente, guardatela. Oh mio Dio, tipo così, no? Bellissima per carità, però magari lei avrebbe voluto, non lo so, scegliere lei il vestito, magari sistemarsi. Però Arsenio voleva regalarle questa serata magica. Guardate come la sta guardando. E forse, ragazzi, proprio perché? Perché il tempo per Arsenio sta per finire, perché avete visto la barra della vita. Insomma, non ci vuole molto a capire che in teoria non manca molto
ala di partita del nostro povero Arsenio. E quindi è a questo punto che sposati con Summer. Ora, la domanda che volevo farvi all'inizio è: come la prenderà Ilaria, ragazzi? Secondo me malissimo, però auguri agli sposi. Ma i piccoletti ci sono, quindi fermi tutti. Fa che gli ospiti guardino la cerimonia, ma dove però la stanno guardando, non è vero? Ah, perché stanno arrivando i pargoli, ok, va bene. Guardate che magia, ragazzi. Lui è un momento solo nostro. Perché, ragazzi? Perché lui fondamentalmente aveva paura che sua figlia potesse opporsi. E nella sua ingenuità, perché certe volte, secondo me, Arsenio, io me lo immagino anche un po' ingenuotto, lui ha pensato tanto che mia figlia è contraria, che gliene frega? Tesoro, poi dopo mangerete, non devi fare. Oh, caro, anche i paggettini. No, tesoro, no. No. La figlia non vuole che lui si sposa. Bene, ok. Cara, non sei l'unica patata. Cara Noemi, non sei l'unica. Non preoccuparti. Con questo anello. Ragazzi, momento epico, perché Arsenio si sta sposando. Questo è un momento epico. Cioè, ricordatevelo, perché il momento più epico di questo in questa serie non ci sarà mai più. È un evento proprio, ragazzi, che non avremmo mai immaginato di vedere, ma invece sì, sono sposati! Oh, ragazzi, che dolcezza, mamma mia! E guardate lei, oh mio Dio, l'ho fatto! Eh sì, tesoro, l'hai fatto! Quindi andiamo a prendere delle bevande. Il Diego Lobo cosa sta facendo? Un pero, tanto per cambiare, vabbè. E dai, ordina una bevanda. Di gruppo no, perché... Dai, ordina una bevanda per... Possiamo ordinarla per il Diego Lobo, ma ordiniamola per il Diego Lobo, dai. È il modo del nostro Arsenio per ringraziare. Già tra l'anniversario... Vai qui... No, che esercizio, vai qui tesoro. E controlla se tante volte la torta per miracolo. Oh, ragazzi, la torta è pronta. Quindi aggiunge le candeline, non si può fare. Va bene, allora, vieni qui, cara. Non puoi neanche metterla nell'inventario perché non possiedi l'articolo. Che gioia, ragazzi. No, allora a questo punto non la posso. La posso spostare almeno, no? Non la posso nemmeno spostare. Quindi la torta è come se non ci fosse, ragazzi. Oh mio Dio, la prego. Vabbè, lasciamo stare. Vai, cara. Guarda, almeno guarda il tizio. È un matrimonio un po' così, ragazzi, improvvisato. Però è già a livello argento. Lei la vuole far finita, per favore. Già che mi ha messo la torta in un punto dove... Ragazzi, sto per picchiare la tizia. Ma non si vergogna? Tenta di arraffare. Oddio, lo sai che forse potrebbe tornarci utile il tuo tenta di arraffare? Per assurdo? No, dai, ordina la bevanda, sì. L'hai ordinata la bevanda? No, ragazzi, ci sei andata anche la barista, vabbè. Cara, fai una cosa, fai tu la barista. Vai. Lavora come barista, perché giustamente è il proprio matrimonio. Si sa com'è, no? L'hai ordinata sta bevanda per il Diego Lobo? Ordina una bevanda per... Dai, per il Diego Lobo. Vai a ordinarla. Allora, la vuoi una bevanda, caro Lobo? È il mio modo per ringraziarti di aver partecipato alle mie nozze. E lui... conoscendoti ci metteresti del veleno, no? Grazie. Beh, in effetti ha ragione, ragazzi, Vabbè, allora facciamo una bella cosa, va. Onde evitare che tutti si muoiano di fame, prima di tutto tu vieni qua e tenta di arraffare sta cosa. Ma vi pare che uno deve tentare di arraffare la propria torta? Ragazzi, io non lo so, ma questa è follia. No, vabbè, non puoi tentare di arraffare, per quello c'è il mondo. Fermi, va, fermi. Fai una cosa, cara. Chiama la tizia qua, la puoi chiamare? Chiama da te, chiamala immediatamente. Altrimenti la vedo male, la vedo molto male. Chiamala, chiamala. Senta, scusi. Arraffami sta torta, dai. Arsenio, caro.
sorpreso di recente. Vabbè, io non lo so, ragazzi, non ho parole. Intanto mangia qualcosa. Prendi una porzione insieme, dai. Vieni a mangiare anche tu qualcosa. Vabbè, ragazzi, non è che sia vitale tagliare la torta, però insomma, mi sarebbe piaciuta una cosa carina. Invece, al solito, qualcosa deve andare storto, vi pare? Ma la sposa non ha niente da mangiare. Tesoro, mi dispiace tanto, guarda. Fai una cosa, che è qua? No, ripulisci, fai una cosa, fai un pasto veloce. Ma vi pare, ragazzi? Cioè, la sposa qua se la sta prendendo nel secchio alla grande. Guarda, dei cracker al formaggio, perché tu sei, come dire, molto, no? Vuoi restare leggera, va bene? Oh, forza, concedetevi sta bevanda, vai qua. Notare, ragazzi, è ovunque. Jasminder è ovunque. Allora, vieni qua, cara, ordina una bevanda, la tua bevanda preferita, dai. Poi prova di nuovo a ordinare, no, del cibo no, una bevanda per... Prova di nuovo, dai, prova a vedere se convinci il Diego Lobo. Secondo me no, però vabbè, dettagli. Provaci, Arsenio, caro, provaci. Possiamo... Oddio, ragazzi. Quando finirà il matrimonio se ne andranno via anche i pargoli. Ho paura che mi muoiano congelati. Spero siano vestiti in automatico in modo pesante, perché ho una certa ansia, vi dico la verità. Calma, perché è incavolata. Oh, mamma santa. Allora, fermi. Cura del bebè, forse. Cambia abito. È un po' leggerina. Mettere un abito pesante, dai. Eccolo lì. Eccolo lì, ragazzi. Ma io voglio dire, Vincenzo, per favore. Ma stiamo scherzando, ma... Vabbè, non puoi fare un pero, ovviamente, pur essendo tuo figlio, perché... Disciplina il comportamento recente, risoluto, di non combinare un pasticcio. Ma io, ragazzi, non lo so, ma stiamo scherzando davvero. Cura del bebè, poi cambia stabito, perché direi che è proprio il caso. Anche con lui, vai. E infine, dov'è l'altra? Manca una piccoletta all'appello, però ragazzi, vabbè, insomma, avete capito. Non so dove è andata, ce la siamo persa probabilmente. Se è furba è entrata qui. È la più furba? Sì, ragazzi, è la più furba. Scusate, ma sto facendo un casotto. Eccola, è entrata qui. Oh, piccola. Lasciala stare allora, dai. Sta dormendo. Ragazzi, un matrimonio un po' fuori dagli schemi, ma cosa potevamo aspettarci da Arsenio, voglio dire? Non è certo un tipo normale, quindi ordina una bevanda, no, pertanto il Diego Lobo, ragazzi, non vuol sapere. Quindi ordina una bevanda preferita, vai Arsenio, vai. Non so la tua sposa cosa si è bevuta finora, però... Una bevanda. Ragazzi, sì, è questa la sorpresa. L'avete già intuito. La nostra, a questo punto, io ho immaginato, ovviamente, ragazzi, che fosse già, avete capito, in dolce attesa. Perché ovviamente, come dico sempre, anche se non vi mostro le cose, ma immaginiamo che io immagino sempre che la vita dei Sim comunque vada avanti per conto suo, quindi sì, la nostra è in dolce attesa. E volevo fare il test per avere conferma, perché voglio dire, no? Vediamo un po'. Il nostro ha 4 figli, ragazzi, con questo, sempre che... sì. Un nuovo arrivo. Fatemi vedere se si vede la pancia. Un pochino, sì. Guardate, un pochino. Vedete, la lunga vita di Arsenio Valentini sta per finire. Sarebbe un momento adatto per mettere ordine ai suoi affari.
Mamma mia, ragazzi, ora che sta... Ora che aveva trovato la felicità, la storia di Arsenio comunque non è poi così felice, se ci pensate. Caro, c'è una cosa che ti devo dire. Dimmi, tesoro. Oh, ma davvero? E dire che io volevo parlarti proprio di questo. Cioè, insomma, sento che il soffio gelido della morte alberga dentro di me. Lo so, tesoro, hai ragione. Sapere che diventerò padre, insomma, io... Ma caro, hai tamburi nel cervello. Ma cosa dici? Non è vero, mio piccolo dolce muffin. No, è vero. Stavo scherzando, è una delle mie lamate. No, in realtà lui sa, ragazzi, che la sua fine è vicina. Immaginiamo che magari, non so, sappia di avere una malattia, cose del genere. Però non vuole, ecco, intristire la sua sposa. Ovviamente non in un giorno del genere, glielo dirà. Però, ecco, no, forse se lo sente, più che sapere di avere una malattia, ragazzi. Perché ora che è cambiato non l'avrebbe sposata, sapendo, né avrebbe fatto un figlio, comunque. Vabbè che io ho immaginato che non è che sia stato, cioè lui lo voleva, ma è stato un po', è capitato un po', diciamo. Però ecco, sì, nel senso, se lo sente forse, più che, ecco, sì. Fai fichi fichi con Summer, quindi via. E direi, ragazzi, che con questo matrimonio un po' strambo di Arsenio e Summer, e con la brutta notizia, ragazzi, che Arsenio sta lì lì per, noi possiamo fermarci qua con questo episodio. Un nuovo Pargoletta in arrivo. Pargoletta, ragazzi, che emozione. E fatemi sapere cosa ne pensate. Vi dispiace sapere comunque, ragazzi, che Arsenio sta per morire. Io sinceramente mi dispiace tantissimo, perché è un personaggio che amo tanto, che ho creato volontariamente sopra le righe, e che sinceramente finora mi ha regalato un sacco di soddisfazioni. Quindi era questo il tuo scopo, purtroppo, che l'ho creato anziano apposta. Però vabbè, ragazzi, ci ha fatto compagnia per un bel po', quindi ha trovato la felicità, ha trovato una donna che veramente lo ama. Chi è? Ragazzi, ah, è Luna. Pensavo fosse, per un attimo pensavo fosse Cristina. E quindi sì, ragazzi, purtroppo anche in questo momento. Ma le nozze non finiscono più, ma ti prego, termina in anticipo, va bene così. Quindi, ragazzi, che dire, fatemi sapere se questo episodio vi è piaciuto. Se vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciarmi un bel commento. Fatemi sapere cosa ne pensate. Vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, playlist, insomma, ragazzi, chi più ne ha più ne metta. Soprattutto il link ai canali dei miei amici youtuber, mi raccomando, ragazzi. Mi raccomando, andate, iscrivetevi, perché ne vale veramente, ma veramente la pena. Sono molto talentuosi, bravissimi, simpaticissimi, andate, iscrivetevi. E vi ricordo anche sempre, sempre, sempre di attivare la campanellina, perché solo in questo modo vi arriverà una notifica nel momento in cui qualcuno di noi pubblicherà un video nel proprio canale. Quindi mi raccomando, ragazzi, mi raccomando. Detto questo, che dire, fatemi sapere cosa ne pensate nel prossimo episodio, visto che la fine di Arsenio è ormai vicina. Ragazzi, io vorrei restare con lui, perché vi ricordo che devo portare a termine l'aspirazione di Ilaria, che è appunto quella di assistere alla morte di Sim. Quindi, ragazzi, resteremo un po' nei paraggi. Non vi preoccupate, perché comunque avremo, no, nel senso, i pargoli comunque ci faranno compagnia, ecco questo. Poi, so, io volevo in realtà far tornare loro dalla vacanza e mostrarvi comunque la sistemazione di Tommaso e quella di Giorgia. Però, ragazzi, vista la situazione, e proprio, vedete, Arsenio è praticamente arrivato ormai, non mi sento di andare via, perché è un personaggio che ho amato particolarmente, e quindi non voglio accompagnarlo, ecco, fino alla fine, diciamo. Fatemi sapere voi se, secondo voi, se Ilaria, insomma, sarà furiosa, perché qui c'è un matrimonio appena fatto, quindi non solo le ha chiesto di diventare la moglie, se l'è effettivamente sposata, e c'è un pargolo in arrivo.
Ora, lei era contraria a loro stare insieme, figuriamoci adesso. Quindi, veramente, ragazzi, fatemi sapere. Io vi abbraccio forte, vi auguro un fantastico inizio settimana, ragazzi. Ah. Sul Simmers. E non.